Quante volte avete borbottato perché i vostri figli o i vostri nipotini stanno sempre con il telefonino in mano? La tecnologia però non è soltanto un passatempo. In realtà si possono fare molte cose utili. Come dico sempre, la tecnologia appartiene a tutti, ma l'importante è farne buon uso. Mi chiamo Samuele e in questo video vi mostro in maniera semplice e intuitiva come utilizzare il vostro telefonino, perché diventi uno strumento utile. Ciao a tutti, siete pronti a scoprire cos'è la memoria del vostro telefono? Oggi parliamo proprio di questo. Prima però di iniziare è importante precisare che ogni elemento sul nostro dispositivo, come ad esempio immagini, video o documenti, hanno un peso. Possiamo quindi dire che tutti questi elementi vengono immagazzinati in un serbatoio, dotato quindi di una determinata capienza. Questo serbatoio è la memoria. Maggiore è il peso degli elementi e meno spazio nel nostro serbatoio, quindi nella nostra memoria, abbiamo. Ecco che entrano nuovamente in gioco le impostazioni. Già sapete come arrivare, quindi menu applicazioni, clicchiamo sull'icona che ha una rotellina dentata, eccoci qui, e siamo all'interno delle impostazioni. E noi dobbiamo andare su assistenza dispositivo. Una volta fatto ciò, clicchiamo su memoria archiviazione. Ecco qui che il nostro telefono ci indica che a disposizione abbiamo soltanto 800 mega. Se clicchiamo su una categoria in particolare, quindi ad esempio su audio, posso andare a riprodurre e a eliminare i singoli file audio. Come? Semplicemente. Ci basta cliccare su queste piccole icone, ecco qui, che ho selezionato questi 4 file audio, e se clicco il cestino in basso, vado a eliminare proprio i 4 file audio selezionati. Torno indietro, voglio eliminare le immagini? Clicco su immagini ed ecco qui che mi appare tutta la lista delle mie immagini. Stessa identica procedura. Seleziono le foto in questo modo e clicco sul bottone elimina. Ma c'è anche un altro modo per eliminare le foto e i video. Ci basta infatti semplicemente andare all'interno della nostra galleria e tenendo schiacciato sulla foto o il video, ecco qui che le stiamo selezionando. Clicchiamo l'icona elimina e abbiamo eliminato in questo caso i video o le foto direttamente dalla galleria immagini. Un'altra funzione importantissima da tenere sotto controllo è la batteria. Andiamo di nuovo sulle impostazioni. Andiamo su assistenza dispositivo, clicchiamo su batteria e da qui possiamo monitorare lo stato di salute del vostro dispositivo. Attivare il risparmio energetico è un ottimo trucco per far durare la carica del vostro telefono più a lungo e non rischiare che si scarichi mentre siete fuori casa, risultando irraggiungibili. Per impostare il risparmio energetico è molto semplice, ci basta cliccare su modalità energetica e possiamo selezionare risparmio energetico medio. Voglio insegnarvi anche un metodo veloce e rapido per impostare, ovunque voi vi troviate, il risparmio energetico. Facciamo così con il dito dall'alto verso il basso, facciamo di nuovo così, e possiamo cliccare su modalità energetica. Come potete vedere in questo caso è già attivo, e vi ricordo che se l'icona è colorata vuol dire che quella funzione è attiva. Se posso darvi un altro consiglio a riguardo, che quasi mai nessuno conosce rischiando quindi di danneggiare il proprio dispositivo, è di caricarlo solo quando la batteria è inferiore al 20%, salvo particolari urgenze. Per oggi è tutto, vi saluto e spero di rivedervi presto, anche se virtualmente. Sempre il vostro, Samuele.